Ma noi in queste 2 settimane abbiamo lavorato tanto, sia con la difesa a 4 che anche con la difesa a 3, finché abbiamo avuto gli uomini a disposizione. Poi questo è un momento particolare dove ci sono tanti infortunati e gli infortunati che ci sono sono infortuni per noi pesanti. Le nostre armi, che sono il giocare nei limiti del possibile, spensierati, perché ovviamente c'è tutto da guadagnare e questo è scontato, e soprattutto corsa, tanta corsa, aiutarsi, perché se vuoi superare ostacoli così grandi devi farlo di squadra, e per farlo di squadra bisogna aiutarsi e bisogna correre. Quindi sicuramente domani in campo andranno tutti quelli che non hanno avuto pause in queste 2 settimane. Io quello che ho ben chiaro in testa sono quelli che sono i nostri problemi più grandi, perché poi ce ne sono tanti, ma i nostri problemi più grandi sono l'aggressività in avanti, che ci è venuta un pochino a mancare rispetto all'anno scorso, ed è un miglioramento su una difesa di reparto quando perdi palla, ma soprattutto quando la palla ce l'hai tu, perché quando la palla ce l'hanno gli altri, bene o male, noi siamo sempre ben messi in campo e rischiamo poco, perché le squadre di questo livello hanno 2 giocatori forti in ogni ruolo, quindi io non credo che ci siano grandi problemi per la Juve. Problemi sì, ma che sono, in confronto ai nostri, sono veramente piccoli. E quindi non lo vedo un grande vantaggio, sinceramente. A lui vanno solo complimenti, poi l'ho sempre apprezzato per quello che è il suo lato migliore, secondo me, in assoluto, che è la comunicazione. È una persona che mi piace molto, come comunica, insomma.